Ciao a tutti, bentornati su VDSC. Oggi siamo ospiti di Leonardo a Torino Caselle per raccontarvi il Museo dell'Industria Aeronautica. Mi chiamo Valerio Bonelli, sono responsabile marketing communication della divisione velivoli di Leonardo e sono anche il referente del Museo dell'Industria Aeronautica Leonardo. È gestito dal gruppo di signores aziendali che curano anche la piccola manutenzione e la cura quotidiana dei velivoli esposti. Ci troviamo all'aeroporto di Torino Caselle, in particolare nel sito di Caselle Sud di Leonardo, divisione velivoli di Leonardo. Ma questo è il campo volo dove si svolgono le attività di test, ma anche dove gli aeroplani che escono dalla linea di produzione vengono completati nei loro sistemi di equipaggiamenti prima di svolgere i voli di ditta e i voli di accettazione del cliente. Inoltre qui svolgiamo anche attività di addestramento degli equipaggi di terra e di volo dei nostri velivoli acquistati dai clienti esteri. Leonardo, ovviamente un grande gruppo aerospaziale e della difesa italiano, è uno dei principali gruppi europei e mondiali del settore, in particolare aviazione alla fissa, elicotteri, difesa, equipaggiamenti navali, security e cyber. Allora, ci troviamo all'interno del Museo dell'Industria Aeronautica Leonardo, una struttura che fa parte della rete museale coordinata dalla Fondazione Leonardo. Allora, questa realtà nasce a partire dal 2013, quando trovammo un paio di aeroplani abbandonati nel piazzale dopo la fine della loro attività di test. Si trattava dell'Eurofighter DA3, del primo prototipo italiano dell'Eurofighter, una macchina molto importante per l'industria aerospaziale italiana e europea, direi. È il primo esemplare con i motori definitivi, gli EJ200, quindi una macchina importante nello sviluppo del più grande programma di collaborazione europea nella storia dell'industria della difesa. E poi un MX, che anche questo era stato utilizzato per il programma di aggiornamento ACOL del velivolo da caccia bombardiere italiano. Quindi due macchine che avevano finito la loro attività di volo, come tutti i prototipi, che non sono destinati a una lunga vita operativa, ed erano stati abbandonati in un angolo remoto del campo di volo. E qua ci troviamo a Caselle Sud, dove c'è il campo di volo appunto della divisione velivoli e dove storicamente si sono svolti a partire dagli anni 50 tutti i voli test di tutti gli aeroplani prodotti dalle industrie aeronautiche italiane. Parliamo dal G91R fino ad arrivare a oggi appunto a Eurofighter nella nuova versione destinata al Kuwait con il radar Iskander eccetera eccetera. Quindi diciamo che questo sito ha visto uno sviluppo di oltre 50 anni di tecnologia aeronautica dal primo aeroplano G91, che è qui presente, che è un importantissimo esempio, no, di quello che ha prodotto l'industria aeronautica italiana, oltre 700 esemplari costruiti, il primo aereo a getto italiano realizzato in grande serie dopo la Seconda Guerra Mondiale, fino ad arrivare all'Eurofighter, che è considerato il velivolo più tecnologicamente avanzato sviluppato dall'industria aeronautica europea. Il nostro intento è stato quello di salvare questi due aeroplani che erano a condizioni, diciamo, piuttosto precarie dopo tanti anni all'aperto. Li abbiamo portati dentro questo hangar, era un hangar destinato agli F-104 degli anni 80-90. Abbiamo recuperato questi due aeroplani qui dentro e grazie al supporto del GAFS, del gruppo Amici Velivoli Storici, abbiamo iniziato un restauro. È nato come un progetto di comunicazione interna, nel senso che volevamo creare qualcosa che tangibilmente, no, consentisse alla nostra popolazione aziendale di rafforzare il loro legame all'azienda, di creare, insomma, di fungere da catalizzatore, no, per tante attività anche interne, cerimonie, visite del personale dei loro parenti. Questo a mano però abbiamo visto, grazie al grande successo di questa iniziativa, che c'era spazio forse per fare qualcosa di più. E qui è nato infatti l'idea di utilizzare anche lo SVA 9 qua dietro, un aereo di nostra proprietà che era stato acquistato negli anni 70, fine anni 70, dall'allora Air Italia, negli Stati Uniti. Questa era una storia particolare, è stato esportato negli Stati Uniti all'inizio degli anni 20 con l'intento di essere venduto sul mercato nordamericano. Varie vicissitudini di cui non abbiamo pienamente contezza in quanto i documenti non sono completi hanno portato questo aereo ad essere trovato negli anni 50 da un collezionista che voleva rimetterlo in condizioni di volo. Dopo una serie di restauri con l'intento appunto di portarlo in volo, venne semplicemente lasciato a terra fino a che non venne scoperto appunto dall'allora Air Italia, che decise di comprarlo e portarlo in Italia.
È una macchina estremamente importante per la storia dell'aeronautica italiana, ne sono stati costruiti più di 2000 SVA. Questo in particolare, questo modello qua, questo biposto, è uno degli aeroplani iconici dell'aeronautica italiana, è uno degli aerei che ha fatto due ride molto importanti. Il primo quello su Vienna con D'Annunzio, l'altro volo veramente molto 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 importante, il ride Roma-Tokyo. Con questi tipi di aeroplani Ferrarin e Masiero arrivarono fino alla capitale portipponica. L'esposizione dello SVA in questo hangar ha fatto in modo che l'interesse per questa mini collezione crescesse ancora attraverso il pubblico. Noi abbiamo fatto in modo che anche il pubblico esterno potesse partecipare facendo delle aperture mensili aperte anche al pubblico, e abbiamo fatto in modo di far crescere questa collezione con altri aeroplani, in particolare il G91 che ci è stato dato dal Politecnico, anche questo restaurato dal GAVS, un velivolo Tornado, anche questo un prototipo che aveva fatto una serie di test qui per il programma di aggiornamento a mezza vita, e anche molto importante lo SkyX, che è un aereo che era stato sviluppato dalla Lola Arena Aeronautica come dimostratore di tecnologia per un aereo non pilotato per missioni di sorveglianza, voli a bassa quota, missioni operative. Tutti gli aeroplani che vedete qui sono stati prodotti qua in questa città e mostrano facilmente al visitatore come in 100 anni si è passati dalla costruzione di legno e tela fino alla fibra di carbonio dell'Eurofighter. Questo museo vuole anche essere un tributo alla città di Torino. Torino è una città industriale per definizione, dove l'industria aeronautica ha sempre svolto un ruolo centrale. In Italia il primo volo di un aereo italiano, di costruzione italiana, viene fatto a Torino. E infatti a Torino poi l'industria Pomiglio è la prima grande industria, tra virgolette, costruiscono migliaia di aeroplani. La sede che è ancora oggi la sede di Leonardo Velivoli, quella tra Corso Francia e Corso Marche, dove ancora ci sono dei capannoni che risalgono all'epoca della Pomiglio. Quindi quello che abbiamo voluto fare qui è veramente rappresentare un qualcosa che ha un significato per la città di Torino. Questo è il museo dell'aeronautica della città di Torino. Questo museo è un po' particolare, perché questo museo, appunto, come abbiamo detto, è vero che rappresenta 100 anni di sviluppo, ma ci consente anche di dare un occhio al futuro. Perché gli aerei del futuro, di nuova generazione, saranno sistemi di sistemi, in cui il pilota sarà un gestore non solo dell'aeroplano su cui vola, ma anche di una serie di altri oggetti volanti collegati ad esso tramite data link, tramite sistemi di collegamento, con cui scambia informazioni in continuazione. Tra questi sistemi che voleranno affiancati agli aeroplani del futuro ci saranno degli stormi più o meno grandi di velivoli non pilotati che affiancheranno aeroplani tradizionali, diciamo così, pilotati per ruoli specifici. Parliamo della ricognizione, parliamo della soppressione delle difese avversarie, definizione di bersagli, parliamo di tanti ruoli, la guerra elettronica, e tanti ruoli possibili per questo sciame di aeroplani che possono essere di varie dimensioni. La forma che vedete molto particolare di questo aereo, già concepita per bassa osservabilità ai radar, proprio quello su cui oggi si stanno lavorando i progettisti che stanno pensando alle macchine del 2040, 45, 50. Quindi ecco, questa è un'occasione, come dire, per poter fare una serie di considerazioni quando si visita questo museo. Parliamo di aeroplani del 1918, aeroplani degli anni 50, degli anni 60, 70, 2000, e abbiamo anche un occhio a come sarà l'aviazione del 2050. Spero di aver dato un'idea abbastanza completa di questo nostro piccolo museo, di questa nostra piccola realtà. E invito tutti gli ascoltatori a venirci a visitare, che ripeto, è facilmente accessibile seguendo le istruzioni che si trovano sul sito della Fondazione Leonardo Civitta delle Macchine. Sono sicuro che una visita di questa piccola struttura sarà di sicuro interesse e sarà in grado di sollecitare molta curiosità tra i visitatori, sia tra gli appassionati, magari specialisti del settore aeronautico, ma anche chi non è appassionato di aviazione, che potrà però vedere e toccare con mano questi oggetti volanti che hanno rappresentato per oltre 100 anni l'eccellenza dell'industria aeronautica italiana.